Bene. Vorresti cacciare, è così? So usare la pistola. È un fucile, è diverso. Ero nella decima di montagna, Coppa, risparmiami le stronzate da marina. Uccidere un cervo non è come ammazzare un uomo. O un furioso. Per catturare un animale, segui le tracce. Devi concentrarti sui segnali che ti lancia la natura. Se sarai attento, noterai gli indizi. D'accordo. Osserva ora. Vedi questa merda di cervo? È ancora calda. Sì, lo vedo. Vanno di qua. Già, l'avevo notato. Andiamo allora. Svelto, ecco il tuo cervo. Visto. Tieni, prendi il mio fucile. Se eri nella decima di montagna saprai usare un mirino. Sì, Cop, so usare un mirino. Piano, piano. Ci sono. Andiamo, andiamo, andiamo. Ah, cazzo, non era un colpo mortale, è scappato. No, no, va bene. L'hai ferito. Presto collasserà di sangue. Seguiamo le tracce. Ok. Tracce di sangue, visto? Avvicinati. Sì, le vedo. Seguiamole. Ok. Ora dovrà rallentare per forza. Ha perso troppo sangue. Ci imbatteremo nella carcassa da un momento all'altro. Ok, sai macellare la selvaggina? Sì, ascolta, Coop, Boozer e io non siamo dei novellini. Lui cacciava alci in compagnia del padre. Insomma, mi ha mostrato come si macella un cervo. Beh, considera questo. Con tutto il rispetto per Boozer, hai molto da imparare. Stai sprecando un mucchio di carne. Sì, dai, niente male per un principiante. Già, grazie. Ora, restituiscimi il fucile. Tieni, grazie. Come dicevo, Dick, al campo serve carne di cervo. Ma molti si stanno ancora riprendendo dall'assalto. Ok, Coop, ho capito, vedrò di ricordarmelo. Come va, Boozer? Sto bene, accidenti. Ehi, Dick, siamo a corto di provviste. Non sarebbe male un bel cervo se capitasse. Sì, è vero, non vado a caccia da una vita. Vedrò di rimediare qualcosa mentre sono fuori. Ti ricordi come si fa? Sì, che tu ci creda o no, ho chiesto qualche dritta a Coop.
ci credo. Grazie, Dick. A dopo, Boozer. Ok, ora devo solo trovare della carne. Di cervo, di orso, di lupo. Randaggio, fallo entrare. Coop mi ha detto che aiuti al campo. Anche se non lo dà a vedere, lo apprezza molto. Dicon, forse riuscirò a procurarti quel serbatoio. Quello con la verniciatura personalizzata che vorrei. Reggere. Ehi, Manny. La moto, ti serve benzina? Senti, non ho tempo da perdere. Ehi, se intendi startene l'impalato. Sempre a secco, eh? È la vita da randagi. Passa a trovarmi se hai bisogno d'altro. Alla prossima, Dick. Come va? Ehi. Che ti serve? Cos'è? Sei a corto di crediti? A dopo.
Ehi, piacere di rivederti. Ehi. Ehi. Come andiamo? Non te ne pentirai. Ottima scelta, amico, ottima scelta. Ah, sì, è un gran bel pezzo. Passa a trovarmi se hai bisogno d'altro. Ci si vede? Dammi un secondo, ti apro. Radio Free Oregon, la verità ci rende liberi. Muoverti. Stamattina ho rotto un altro rasoio. E la nostra presunta famiglia globale, invece di importare i ci siamo accalcati le maggiori schifezze della manodopera straniera. Ogni oggetto fabbricato negli ultimi 50 anni è progettato per rompersi, così da farci operare ancora, ancora, ancora. Facciamo il possibile per avere l'auto nuova o l'ultimo modello di smartphone solo per alimentare la bestia di consumismo. Volete qualcosa che cure? Non serve cercare il crociere. Quello che serve sono veri operai americani. Il nostro lavoro resiste da sempre alla prova del tempo. Centro. Le stesse mani che hanno costruito questo paese possono superare anche le Le pagine della nostra storia si piegano, ma non si spezzano. Sì, niente male. E lo stesso sarà per noi. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete a me. A me sembra che si spezzi. Dammi un attimo. Ti senti meglio? Ugh!
Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Ci sono cresciuto in questi boschi e ho imparato a cacciare da piccolo con mio nonno. Ed è strano, ma i suoi consigli valgono ancora oggi. Ricordo di aver costruito la mia prima casa sull'albero per usarla come postazione di caccia, perché l'altezza tiene al sicuro e permette di mirare al bersaglio. Al tempo sparai al mio primo cervo nascosto tra i rami e oggi il mio campo si trova proprio sugli alberi. Se volete sopravvivere e potete contribuire, venite con noi. Sarete i benvenuti. Tra l'altro, mio nonno mi ha insegnato l'arte dell'imboscata. Aspettare il cervo dove è costretto a passare, per esempio vicino a uno stagno. Oggi, tuttavia, non siamo più soltanto cacciatori, ma siamo anche prede. Quindi tenete gli occhi aperti nelle zone più frequentate. Come diceva sempre mio nonno, il miglior amico dello stomaco è il cervello. Piazza una trappola vicino a un albero, aspetta qualche ora. Poi passa a ritirare la cena, ma senza mai abbassare la guardia. Un serpente senza testa può ancora mordere, soprattutto se è morto. Mio nonno ci avrebbe seppelliti tutti. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Bravo, Cop! Quindi tu e il nonno piazzavate trappole, con Papino lasciavi sali minerali? Beh, dei veri sportivi! Peccato che ora quelle cazzate siano inutili! Piazza così! La fossa comune. Continuo a dimenticare che è così vicino al Monte Oliri. Non so perché. Un altro micro registratore della Nero. Nota operativa. Non so se voglio sapere. 1381. Rapporto dell'agente Sinclair. Sono al sito di smaltimento corpi 13 beta per supervisionare le operazioni di scarico e smaltimento. Non ci si abitua mai a questo odore. E i treni viaggiano senza sosta e tutti i siti sono quasi al limite della capacità. Ho presentato richieste per aprirne altri sotterranei governativi, ma i burocrati di Washington non si degnano di rispondere. Avranno problemi più urgenti. Nota a margine per Perkins. Avevo ragione io, stronzo. Sì, non sembrava una grande idea allestire il sito qui invece che laggiù al 13 Alpha, ma ha funzionato, non trovi? Ti ricordi, ho fatto il diavolo a 4 per tenere questo sito a disposizione. Sarebbe finita male, lo dicevo. Non mi hanno creduta. Sergente, che dici di una sosta fuori programma sulla via del ritorno? Vorrei controllare un paio di trappole. Doc, quanto manca a finire il lavoro? Non so, avrei detto 1000 volte. Chiedo scusa, tenente. Per quanto dovremmo restare qui? Dovremmo restare qui. Aver visto una cosa. Sono
altro l'ha sentito? Tenente O'Brien, nota operativa 2006. Lungo il tragitto verso la zona d'atterraggio ho notato un esteso sciame di insetti, probabilmente ditteri o esemplari di Tabanus atratus, in una radura distante dal nostro obiettivo. Non è chiaro cosa li abbia attirati, ma le dimensioni dello sciame suggeriscono la presenza di una carcassa fresca. Dovrebbe essere proprio qui. Cavolo, ma dov'è? Ah, ecco. Confermo l'ipotesi sui cavalli. L'intera zona è infestata dalle mosche cavalline. Ringrazio il cielo per questa volta. La carcassa è quasi intatta. Mi sembra appartenere a uno di cui Leus e Mionus. Un cervello. Anche se nessuno avrà mai a parlare. Le striature sulle masse muscolari maggiori indicano un'infezione da virus Hooligan HD. Necessito di campione per conferma. Mettila così, povero bastardo. Almeno non ti hanno fatto a pezzi i furiosi. Se fossi sopravvissuto, magari ti saresti trasformato e sarebbe stato peggio. Ah! Che cosa vuoi? Stai indietro! Voglio solo parlare. Nero, protocollo 2/7, è stabilito che... Se nel corso di operazioni in zona di quarantena si incontrano civili, civili, è proibito entrare in contatto. Davvero? A me questo sembra un po' entrare in contatto. Sì, sì lo è. E tu sei vivo? Sì, lo sono. Come? Come fai ad essere vivo? Cosa? Io non capisco. Ascolta, tu c'eri quella notte a Farewell. La notte dopo, il al campo profughi, nero gli elicotteri erano in fiamme. Io... Erano tutti morti, massacrati, sparsi. Un pezzo qua, nero, un pezzo là. Ok, due, senti un po', possiamo barra... risolverla in modo civile o incivile. Quello civile, chiacchieriamo un po'. Rispondi a tutte le cazzo di domande. Poi puoi tornare a rotolarti nella merda di furioso o a fare quello che facevi. Se scegli incivile, ti strapperò quella bella tutina e vedremo come reagiranno i tuoi amici quando scopriranno che hai respirato dell'aria contaminata. Che cosa scegli, O'Brien? Sì, ok. Ti ricordi sul tetto della vecchia distilleria? Ho messo una donna sull'elicottero, era ferita. Sì, mi ricordo, un taglio, era molto profondo. Sono stato al campo profughi in cui hai detto di volerla portare. Erano tutti morti, quindi te lo richiedo, come sei sopravvissuto? Non eravamo lì. Ci hanno mandati a sud, in un altro campo. Come hai detto tu, quello di Belknap era invaso. Così ci hanno trasferiti a sud, dalle parti di Silver Lake. Qualche superstite? Ora intendi? Non lo so, io... Mi hanno trasferito alla ricerca. Lei è viva. Aspetta, io posso scoprirlo, controllerò. Hai una delle nostre radio. È così che... Non posso prometterti nulla, ma... Chiederò. Ah, verrò con te. Andiamo. Non puoi, ti prego, non capisci? Ti spareranno, cazzo. Ma prima sparo io a te. Va bene, se vuoi uccidermi, allora spara, ok? Ho fatto il mio dovere. Quella donna, tua moglie, le ho somministrato ossigeno e la Flebon. L'ho tenuta in vita, mi sono cacciato nei guai, era in setticemia, era spacciata. L'ho messa in una mesh, io l'ho salvato la vita. Papaya, rapporto. Devo andare. Ti prego, va via da qui. Tu lo riconosci. Non sai cosa sono capaci. Se non mi contatterai, ci volessero anni, io ti troverò. E non mi limiterò a spezzare una cazzo di antenna. Mi spiace per tua moglie. Non sei l'unico ad aver perso qualcuno là.
impossibile che sia vivo. Hanno deviato verso sud. Dice di averle somministrato l'ossigeno e intravenoso, insomma, l'ha salvata. Era in sentice mia, non ce l'avrebbe mai fatta, ma lui l'ha affidata a un Tamesh. L'ha salvata, così ha detto, le ha salvato la vita. Forse ancora potrebbe... No. Ma se O'Brien è vivo, se è così... Arrivano! Ma se O'Brien è vivo, se è così... forse... Non muoverti... Dick, mi senti? Boozer, qualche giorno fa ti avevo chiesto di quello stronzo della Nero, O'Brien. Ma certo, Dick, ma è tutto molto confuso. Sì, ok, va bene. Cerca di dormire, amico, ti aggiorno. Quando ce ne andiamo, Dick? Presto, Boozer, molto presto. Ascolta... Non appena il tuo braccio sarà guarito, leveremo le tende. Sì, Dick. Va bene. O'Brien. Sei in ascolto, O'Brien? È il pezzo di stronzo. Farei meglio a contattarmi, hai capito? So che ricevi qualcosa, ragazzi. Ok, chiamami. Io verrò a cercarti. Mi hai sentito? Dai, diavolo, avanti! O'Brien, fatti sentire. Razziatori, al diavolo. Dick, ci sei? Hai trovato l'elicottero? Era il tipo che abbiamo visto sul tetto quella notte. Ah, sì. Sì, era lui. Di noi. E Sara, che è successo? Non lo so, hanno deciso di andare a sud. Si ricordava di lei, ma non sa che fine abbia fatto. Non crederai che sia ancora viva. Cosa? No. No, senti, io non sono stupido, Boozer. Voglio solo capire cosa è successo e sapere dove è morta. Sì, forse è la tua occasione per trovare, non lo so, un minimo di pace. Non ho bisogno di trovare la pace, Boozer. Devo andare, ok? Passo e chiudo. Ce l'ho! Bene. Potrebbe tornare utile. Finalmente.
Sistemato. O'Brien è vivo. Com'è possibile che sia vivo? Hanno deviato verso sud. Dice di averle somministrato l'ossigeno e un intravenoso, insomma. L'ha salvata. Era insetticemia, non ce l'avrebbe mai fatta, ma lui l'ha affidata a un'unità Mesh. L'ha salvata, così ha detto. Le ha salvato la vita. Forse ancora. Potrebbe. No. Ma se O'Brien è vivo, se è così, forse posso ricavarne qualcosa. Non muoverti. Marta, una ronda di predatori. Dove avete preso la moto? Dick, mi senti? Boozer, qualche giorno fa ti avevo chiesto di quello stronzo della Nero, O'Brien. Certo, Dick, ma è tutto molto confuso. Sì, ok, va bene. Cerca di dormire, amico, di giorno. Quando ce ne andiamo, Dick? Presto, Boozer, molto presto. Ascolta, non appena il tuo braccio sarà guarito, leveremo. Sì, Dick, va bene. Cervo. Sì, preso. Ora devo solo Andiamo.
No, non di qui. Sì, niente male. Finalmente. Bene, ora devo solo farlo a pezzi. Carne fresca. O'Brien. Sei in ascolto, O'Brien? È il pezzo di stronzo. Farei meglio a contattarmi, hai capito? So che ricevi questo canone. Ok, chiamami alla radio, vengo a cercare. Mi hai sentito? Dolce, avanti! O'Brien! Fatti! Dick, ci sei? Hai trovato l'elicottero? Era il tipo che abbiamo visto sul tetto quella notte. Ah, sì. Sì, era lui. Si ricordava di noi. E Sara, che è successo? Non lo so, hanno deciso di andare a sud. Si ricordava di lei, ma non sa che fine abbia fatto. Non crederai che sia ancora vivo? Cosa? No! No, senti, io non sono stupido, Boozer. Voglio solo capire cos'è successo. Sapere dove è morta. Sì, forse è la tua occasione per trovare un minimo di pace. Non ho bisogno di trovare la pace. Devo andare, ok? Passo e chiudo. Thank you.
farti i complimenti, Randaggio. Hai tutte le carte in regola per sopravvivere in questo schifo. Ora, perché non vieni fuori a parlare? Altre munizioni. Devo avanzare! Eccoti qui. Potrebbe servirmi. Mi ha preso! Per te, Randaggio! Dio santo! Forza, spariamogli! Thank you.
Ora è mia. Chi è stato? Ti sei perso.
medicina. Che è proprio ora? Sarà utile. Carne fresca. Dovrebbe andare. Ok, non mi resta che tornare da Busare.